Allora, tutti i problemi che abbiamo non sono problemi muscolari, cioè non sono dovuti a qualcosa in particolare, sono tutti problemi o articolari o tranne Aresti che aveva una piccola cicatrice, ha calciato e ha avuto una piccola elongazione, ma non sono problemi muscolari, sono problemi, anche quello di Zampano non dovrebbe essere un problema che aumenta se ci gioca. Il problema è che se ha male non riesce a calciare. È una partita importantissima come lo sono tutte. È ovvio che giochi in casa uno scontro diretto con una formazione che ha i tuoi stessi punti. Vincere vuol dire andare sopra di 3 punti, vincere bene vuol dire andare sopra di 4 punti, indirettamente, avete capito il senso. E quindi è una partita per noi fondamentale. Quindi in questo momento fare tabelle veramente non ha senso, dobbiamo pensare partita dopo partita. Adesso c'è quella di domani e non possiamo fare calcoli su quello che succederà quella dopo. Dobbiamo andare in campo per provare a vincere questa partita. Adesso abbiamo scoperto Vitturini e Ventola, abbiamo risolto i nostri problemi. Non è così, non è così. È un ragazzo affidabile, Ventola è un ragazzo affidabile che lo ha dimostrato, ma è sempre un ragazzo 97 che ha fatto una partita di solito. L'esperienza mi insegna che il problema non è tanto la prima partita, ma sono quelle dopo. Non sto dicendo che non possa essere della partita perché è uno di quelli che potrebbe giocare, ma non è così scontato che possa tornare in campo perché devo fare delle valutazioni per le quali anche Fornasier può essere considerato una buona opportunità.